Addio alle botticelle trainate da cavalli, saranno tolte dalle strade di Roma e spostate nei parchi e nelle ville con percorsi ad hoc. L'intento è tutelare il benessere dei cavalli, garantire la sicurezza ed evitare problemi alla viabilità. Previsti maggiori controlli e sanzioni più severe, i vetturini potranno trasformare l'attuale autorizzazione in licenze taxi. Campidoglio, Rete Ferroviaria Italia, F Sistemi Urbani insieme per la cura del ferro e per avviare una strategia integrata per migliorare i trasporti e i collegamenti. L'obiettivo è sviluppare il sistema metro ferroviario e rigenerare le aree ferroviarie dismesse. Tra gli interventi previsti il nodo di scambio Pigneto e il completamento dell'anello ferroviario Nord. Procedono a pieno ritmo le attività e i servizi a favore degli anziani previste dal Piano Caldo 2018. Attivata una campagna informativa nei municipi e nei centri anziani per fornire informazioni e indicazioni utili per affrontare con minor rischio il periodo estivo. Attenzione anche alle persone senza fissa dimora, con ulteriori posti aggiuntivi. È stato esteso anche a Macchiarella e ad Ostia Antica, nel decimo municipio, il sistema di raccolta differenziata tecnologica porta a porta. Con gli oltre 11.000 cittadini dei due quartieri, ad oggi sono circa 76.000 i romani serviti dal nuovo modello. Nelle settimane scorse è partito ad Axa, Centrogiano, Dragone e Dragoncello e Fontana Candida e Due Leoni nel sesto municipio. Il Campidoglio continua ad investire risorse per migliorare il servizio di trasporto pubblico. Stanziati dalla Giunta Capitolina altri 18 milioni di euro per comprare nuovi bus ATAC nei prossimi 3 anni. Adesso si potrà accedere alle procedure d'acquisto. Invariato il finanziamento, 167 milioni già disposto per 600 nuovi autobus nel prossimo triennio. Attivo per tutta l'estate, il Piano Mare è un programma specifico di raccolta differenziata che coinvolge circa 100 attività balneari sul litorale di Ostia. Realizzate anche attività di sensibilizzazione con la distribuzione di materiale informativo e gadget come iconi posacenere in cartone riciclato per scoraggiare l'abbandono di mozziconi di sigarette in spiaggia. Riqualificata a Tor Bella Monaca l'area di Via dell'Archeologia, dove si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della strada, realizzati grazie all'impegno del Municipio Sesto. Si è proceduto al rifacimento dell'asfalto e della pavimentazione dei marciapiedi. Per la prima volta Roma si dota delle strisce pedonali a LED, il sistema è attivo all'incrocio di via Ambaradam-Porta Metronia. L'attraversamento è stato reso più visibile e sicuro con i pannelli luminosi installati direttamente sull'asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali. Allo studio il loro utilizzo anche in altri incroci della città. Inaugurati nuovi spazi di Terrazza Termini, oltre 5.000 metri quadrati con negozi, bar, punti accoglienza, aree attrezzate con wifi e ristoranti. Il Campidoglio intanto sta lavorando ad un grande progetto di riqualificazione di Piazza dei 500 con nuove aree pedonali e un collegamento diretto con le terme di Diocleziano e Palazzo Massimo.